della salute e sicurezza sul lavoro rimane uno degli argomenti sempre attuali e che richiama l'attenzione del mondo del lavoro. Investire in sicurezza per un artigiano significa investire su se stesso e per la sua famiglia, visto che generalmente padre e figli lavorano fianco a fianco insieme ai loro dipendenti. Le questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro devono entrare a far parte della cultura aziendale e dello sviluppo organizzativo normale. Una corretta gestione di salute e sicurezza è fondamentale per un buon andamento dell'azienda. In questo modo si contribuisce a ridurre il numero e la gravità degli incidenti sul lavoro. Qualunque sia il luogo di lavoro, possono verificarsi eventi non programmati in cui la situazione potrebbe volgere al peggio. L'obiettivo di lungo termine per le imprese è quello di ridurre il numero degli infortuni sul lavoro. La sicurezza nel settore dell'artigianato è importante al pari dell'industria e si declina più che nell'adozione dei dispositivi di protezione in piccoli gesti quotidiani di cura e attenzione che, se attuati correttamente, possono concretamente fare la sicurezza nell'impresa. Oggi con Ina il Vibo Valencia nasce un bel progetto nel settore del metalmeccanico termoidraulico. Andare sul territorio ed entrare nelle aziende perché in questo modo si intercettano quelle che sono le reali esigenze dell'impresa. Nel sollevamento dei carichi mediante l'utilizzo di gru occorre sempre verificare preventivamente il corretto serraggio dei bulloni e che i ganci non abbiano lesioni. Occorre la verifica di una corretta lubrificazione dei punti soggetti ad usura. Prestare sempre la massima attenzione al fine di evitare lo schiacciamento degli arti causato dalla movimentazione incauta di attrezzature o materiale. Durante il sollevamento dei materiali bisogna sempre prestare attenzione a non rimanere nella traiettoria dei materiali sollevati che possono cadere dall'alto. All'interno dei cantieri, l'accesso all'area di lavorazione deve essere consentito esclusivamente al personale impegnato nelle operazioni. Le operazioni maggiormente esposte a situazioni di pericolo devono sempre essere realizzate da due o più soggetti, anche al fine di un avvicendamento nelle azioni di prevenzione dagli infortuni. La prevenzione prevede anche l'utilizzo di risorse e ogni impresa che investe in sicurezza, ripeto il concetto investe in sicurezza e non è un costo, sarà un'impresa più competitiva sul mercato, anche perché creerà all'interno dell'impresa stessa un benessere organizzativo che va a favore dell'impresa, che va a favore dei lavoratori, che va a favore della società in generale. L'ente bilaterale dell'artigianato offre alle imprese aderenti anche strumenti di finanziamento per l'acquisto di attrezzature che consentano il miglioramento del comportamento sul lavoro. Anche all'interno dell'ufficio è importante offrire
offrire al personale amministrativo postazioni confortevoli ed accoglienti, opportunamente climatizzate, dotate di dispositivi antincendio e di tutti i dispositivi di sicurezza adeguati. Tutte le imprese con dipendenti devono essere in possesso del documento di valutazione dei rischi previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008, nomina del medico competente, nomina del rappresentante lavoratori sicurezza. Sui cantieri dove è previsto personale di altre imprese impegnato in operazioni diverse, non bisogna mai lasciare materiali o attrezzature che possano essere di pericolo o infortunio per altri soggetti. Anche sui cantieri deve essere presente un dispositivo antincendio, la cui portata deve poter coprire l'intera area del cantiere stesso. È importante il corretto utilizzo dei guanti da lavoro, conformi alle normative dell'Unione Europea, non solo per la protezione delle mani da graffi o tagli involontari, ma anche per una migliore presa degli oggetti durante una movimentazione. Sempre consigliabile la supervisione da parte del personale preposto al fine della verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'abbigliamento da lavoro antinfortunistico deve essere sicuro, certificato e deve rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa vigente, al fine di proteggere la persona dai rischi collegati alle proprie mansioni e spesso rappresenta anche l'immagine che l'azienda vuole dare ai propri clienti. La movimentazione dei carichi pesanti deve sempre avvenire mediante l'ausilio di macchine dotate dei più moderni dispositivi di protezione. Sollevamento di carichi ingombranti non deve mai avvenire in direzione della vista ostruita dall'operazione. Verificare sempre che sull'area di manovra non siano presenti ostacoli o persone. La sicurezza nei luoghi di lavoro si ha in particolare se l'imprenditore è attivo nel fare un piano di sicurezza e nello stesso tempo se il lavoratore viene informato a come utilizzare i mezzi che sono presso le aziende.